Venerdì 19 aprile 2024, presso la sala consigliare del comune di Pontassieve, si tiene la presentazione del libro Il bambino nel gioco di coraggio, scritto da Serena Raggi e pubblicato da Udom. Il libro racconta la storia di Maurizio, padre dell'autrice, cresciuto da ragazzo fra Sangodenso e Pelago, dove conosce il dramma e la violenza della seconda guerra mondiale. Un romanzo che offre uno spaccato su uno dei periodi più bui della storia italiana e non solo, ricostruendo le vicende in maniera minuziosa grazie ad un attento lavoro di documentazione storica. Un omaggio dell'autrice alla memoria del padre, ma anche un'esortazione a non dimenticare, specialmente in un momento storico come quello attuale, l'insensatezza, gli orrori e la crudeltà della guerra. Ci troviamo nella sala consigliare del comune di Pontassieve dove tra poco verrà presentato il libro Il bambino nel gioco di coraggio edito da Udom. Con noi l'autrice Serena Raggi, con la quale vorrei partire subito dalla scritta che è qui alle nostre spalle, la scritta pace, perché questa scritta Serena ci permette di entrare un po' subito nel cuore del tuo libro che racconta una vicenda che allo stesso tempo personale, biografica, perché narra la storia di tuo padre Maurizio eh, e delle vicende che lo hanno visto durante l'infanzia dover eh, sopportare il dramma della seconda guerra mondiale, ma è anche una storia, se vogliamo, universale, una storia che parla della violenza della guerra in un momento in cui davvero abbiamo bisogno di pace. Direi che la pace è fondamentale e nel mondo. E questa bandiera rappresenta un po' il significato più importante del libro e il desiderio di mio padre di trasmettere quei valori di solidarietà, di fratellanza, di rispetto verso il prossimo in ogni tempo e di, da tramandare alle nuove generazioni. Per questo sono qui oggi in un programma ricco di eventi nel Festeggiamenti dell'ottantesimo anno della festa della liberazione e questi valori, questo significato sono entrambi eh, contenuti nell'opera letteraria Il bambino del gioco di coraggio e quindi la liberazione legata al coraggio. La guerra non è un gioco, ma eh, lo diventa un gioco alla sopravvivenza e il coraggio è una virtù che dobbiamo ricercare ogni giorno nella nostra vita e mio padre insieme alla famiglia avvolto da questo nucleo solidale di 11 persone, riuscirono in quella disavventura di piccolo Ulisse, lo chiamo in un'odissea moderna, ad estrapolare anche dei gesti oroci. Quindi si lega alla resistenza e la resistenza in Italia fu protatta dall'8 settembre 1943 e circa il libro inizia proprio in quell'anno del 1943 nel territorio di San Godenzo, lungo la linea gotica nell'Appennino tosco-romagnolo dove un paese intero cominciava a avere eh, questi clamori, questi bagliori di ciò che stava succedendo intorno e la vita tranquilla di mio padre eh, fu stravolta completamente dall'arrivo della, della guerra. E 24 mesi lontano da casa, una peripezia incredibile nella quale ritroviamo però sempre la voglia di non arrendersi mai e c'è un tratto proprio importante del libro con episodio quando mia nonna Nova viene colpita, terremi. Viola Caselli viola. E, no, 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 e lui vive no, no. il dramma di aver perso forse sua mamma sotto le bombe, le, la mitragliatrice e quindi questo è un qualcosa che un bambino non dovrebbe mai provare e la violenza della guerra è quello no, che, che subiscano tutte le persone civili, adulte, nella, però poi c'è un riscatto sociale di vita il, nel futuro e con parlare. la ricostruzione di un'Italia intera. Hai giustamente posto l'accento sulla parola coraggio, dicendo anche che coraggio è parola che forse non associamo all'infanzia, perché pensiamo che i bambini non siano giustamente anche forniti dei mezzi necessari per sopportare vicende così terribili. E invece l'infanzia e invece i bambini, e l'esempio di tuo padre direi che è più che calzante, riescono a stupirci, a trovare il coraggio anche nel buio di risorgere. Sì, il coraggio è determinante e lo è stato in tutta la vita di mio padre che poi ha conservato questa sua um, voglia di risorgere e mi ha, mi ha lasciato proprio uh, l'insegnamento principale nella vita di vivere la vita tutti i giorni come fosse l'ultimo, perché lui conservava gelosamente dentro di sé e custodiva questa sua esperienza. E che poi nel 2017 eh, abbiamo scritto queste memorie insieme, no, no, no. E veramente per la mia passione, al di là della mia attività di libera professionista, per la letteratura, per l'arte, per la storia della nostra civiltà. E poi purtroppo si è ammalato di una grave malattia in quattro mesi e mi chiedeva del libro. Quindi per me è stato un grande atto di responsabilità e glielo dovevo. E però il fine ultimo è trasmettere questa ehm, sua vicenda personale, familiare, che poi è resa universale dalla contestualizzazione degli eventi. Alla, alle nuove generazioni, e sono felice di essere qui in questa sala consiliare meravigliosa in un territorio, la Val di Sieve, che è stato colpito duramente dalle vicende della seconda guerra mondiale: con la distruzione anche qui a Sieve di edifici, di strutture del centro storico e San Godenzo, un intero paese distrutto che costrinse mio padre e la famiglia a stare lontano da casa 24 mesi. però voglio dire che eh, questa sua esperienza ha poi formato il suo carattere, una persona solare, sempre col sorriso. Infatti il libro è un libro che respira, respira l'ossigeno della libertà, della sua voglia di non arrendersi e la voglia di sognare. E io penso che ogni bambino del mondo non bisogna mai negare sogni e chi sogna arriva prima di chi pensa. Lui fu capace e poi nella vita è riuscito a realizzare il sogno che poi scoprirete nel libro, e questo piccolo Ulisse che ricerca quest'ita verde. E io vi invito a scoprire dov'è perché poi nella lettura capirete. L'altra parola chiave del libro è memoria tuo padre ti ha lasciato no? questa eredità straordinaria e il compito di tramandarla e di tramandarla come dicevi tu giustamente ai giovani, alle nuove generazioni che sono la speranza del mondo e tu a breve proprio inizierai a un nuovo ciclo di presentazioni nelle scuole. Sì, sono molto felice di essere all'interno del programma della Festa della Liberazione dell'Unione dei Comuni Val di Sieve, Pontassieve. Pelago e Rufina, e martedì alle ore 10 sarò nelle scuole Mazzine con tre classe. Quinte e inizierò quest finalmente questo percorso che è il fine nobile che voleva mio padre: di tramandare questa, mh, questa memoria storica che noi dobbiamo custodire e salvare. È un nostro compito del della società moderna, che non vada assolutamente persa, però va trasmessa ai ragazzi e quindi per me inizia proprio il desiderio di mio padre martedì di cominciare questo percorso con le scuole. Quindi sono onorata e orgogliosa di essere qui oggi, dopo due anni circa dall'uscita del libro, con la nuova edizione Udom e, e di proporla nelle scuole. Che linguaggio userai con i bambini che sono poi insomma, il pubblico più difficile in assoluto? Il romanzo ti aiuterà perché contiene già dei riferimenti alle fiabe che sono... Pane quotidiano per i bambini. Sì, all'interno del romanzo troverete due fiabe, eh, la fiaba di Collodi, che è famosa, quella di Pinocchio, e l'altra di Cappuccetto Rosso. Con un parallelo e una metafora proprio per degli episodi importanti che accadono a mio padre. E quindi il linguaggio sarà un linguaggio molto emozionale, però anche molto semplice, perché penso che io racconto una verità. Quindi quando si parla con la verità, però anche come ha detto la mia amica assessora Maria Federica Giuliani, che ha scritto la prefazione, all'interno del libro ritroverete un grande cuore. E quindi coraggio dal latino vuol dire cor e, e quindi anima e cuore e quindi questo, è, questo grande cuore sarà quello che mi porterà a parlare al cuore dei ragazzi e questa è la cosa più importante. Concludiamo parlando un po' di te, dell'autrice, perché tu sei una donna impegnata anche nel, nel sociale, quindi è un tema che... Ti... Che riguarda un po' tutta la tua vita, non soltanto come autrice, scrittrice, appassionata di storia, ma anche come donna attiva concretamente. Sì, sono una volontaria, sono consigliera e segretaria della Proloco Pelago, quindi eh, questo amore per il territorio, per l'arte, per la comunità è un impegno che io ho preso e che porto avanti veramente anche questo con tanto cuore, come mi aveva trasmesso mio padre e questa intensità e questa voglia di comunicare agli altri fa parte un po' anche del sociale e della vita dei miei genitori che si sono legati molto alle vicende del paese e dell'intero territorio e quindi me l'hanno trasmesso e io sono onorata veramente di essere Uh, appassionata e anche faccio parte. Abbiamo costituito a Palazzo Vecchio il Panathon Club Firenze Medicia, che è una merita dello sport. Mio padre è appassionato di sport e anch'io stessa, e quindi anche lì facciamo un percorso di trasmettere l'etica dello sport ai ragazzi e quindi anche promozione nelle scuole con eventi culturali e più eh, sono anche membro costituente del Panathron Club Firenze Medicia e lì sono anche presidente del collegio di garanzia e dell'altra associazione Punto d'incontro che anche quella è politico-culturale e quindi è super impegnata ma molto molto volentieri. Cristiano Benucci, consigliere della regione toscana. Un libro importante, quello di Serena Raggi, che affronta un argomento attualissimo, quello della guerra e quindi del nostro bisogno di pace. È un libro, è un romanzo dove Serena rielabora la storia ascoltata del padre. Che il bambino è il padre che nella sua infanzia fa i conti, come tanti bambini purtroppo oggi, con le angherie e le sopraffazioni della guerra la, guerra, la seconda guerra mondiale e quindi è un libro che ha della, della storia di familiare di Serena ma è anche attuale perché oggi purtroppo tanti bambini subiscono angherie, soprusi, violenze a causa della guerra e, ed è motivo di riflessione e di tristezza per tutti. Quindi questo libro che parla del passato è un libro che parla anche purtroppo del presente. Tra le figure istituzionali intervenute alla presentazione del libro di Serena Raggi, la sindaca di Pontassieve, Monica Marini. Sindaca, alle nostre spalle abbiamo questi cartelloni che raccontano di un progetto importante che il Comune ha realizzato insieme alle scuole di Pontassieve per sensibilizzare i bambini alla conoscenza della Costituzione più bella del mondo, quella italiana. Sì è proprio così, è un progetto che oramai va avanti da anni e che devo dire a onor del vero nasce dalla volontà e dall'impegno della sezione Soci-Coop di Pontassieve che oramai da anni è impegnata proprio su questo tema e appunto viene scelto uno o due articoli della Costituzione, infatti si chiama appunto adotta un articolo della Costituzione su cui i ragazzi poi insieme guidati chiaramente dai, dai loro insegnanti Svolgono dei lavori proprio per far emergere il significato in maniera approfondita e, e direi molto anche creativa ecco, de, della nostra bellissima Costituzione. Un progetto che peraltro si lega benissimo al tema del libro di Serena Raggi che parla agli adulti ma poi ha un messaggio che arriva a tutti e principalmente all'infanzia. Esatto, eh, Serena appunto in qualche modo con questa pubblicazione fa un regalo incredibile alle nostre comunità perché eh, attraverso una storia, la storia tra l'altro vista dagli occhi di un bambino che ha vissuto un periodo terribile come quello della guerra, purtroppo insomma siamo in un momento, viviamo un momento in cui la guerra è molto vicina e i conflitti come dire sono in aumento e, e questo ci fa capire ancora di più quanto sia importante no? il messaggio della memoria e eh, come dire cercare di essere legati a quel messaggio e eh, far sì che come dire quei fatti non si ripetano più e quindi Serena lo fa come dicevo eh, con questo racconto attraverso gli occhi di un bambino che è il suo babbo eh, e che eh, raccontando quegli anni terribili in qualche modo lancia una testimonianza che si fa poi memoria, che si fa messaggio per eh, saper affrontare, perché questo poi è il significato più alto della memoria, cioè quello di mh, utilizzare questi strumenti, gli strumenti della conoscenza e del racconto di quegli anni come strumenti eh, per leggere la contemporaneità e, e quindi insomma per questo definisco il libro di Serena un regalo alle nostre comunità. In rappresentanza del comune di Pelago è stata presente qui stasera la presentazione del libro di Serena Raggi a Pontassieve, Giulia Lazzari, consigliere appunto del comune di Pelago. Un libro importante quello di Serena Raggi anche perché racconta il vostro territorio. Esatto, Serena è stata capace di raccontare la di Pelago, dalla situazione di Pelago all'indomani della guerra, anzi nel vivo proprio della guerra, grazie agli occhi del racconto del padre. Quindi, un, occhio, un punto di vista privilegiato che spesso non ci viene restituito anche dalla, da quelli che sono i libri che parlano dell'argomento e che ci permette anche di conoscere Pelago, sia attraverso delle fotografie ma anche attraverso i racconti vivi della, della piccola Serena, in una veste totalmente nuova. E poi anche un racconto, un tributo a Pelago perché ha coinvolto in tutta la produzione del libro, nella stesura, nella ricerca anche puntuale, sia l'archivio storico, sia tutte le varie figure più importanti del nostro comune, collezioni in particolare di foto, insomma è veramente un tributo anche al nostro territorio, quindi non possiamo che ringraziarla per l'impegno in questo senso. Ecco. Concludiamo il servizio con Aldo Avvenuti, editore del libro di Serena Raggi, al quale chiediamo dove è possibile acquistare appunto il libro. Il libro si trova in tutte le, le principali librerie di Firenze e della provincia ed è comunque acquistabile anche online, sulla libreria online, Amazon e altre, senza fare tanta pubblicità. Si trova un po', un po dappertutto.